Accese sabato pomeriggio le luci di Natale su Palazzo De Maio. La struttura in corso dei Marrucini a Chieti, acquisita dalla Fondazione Banco di Napoli, si è illuminata a festa. Per l'occasione l'Accademia Musiche e Art International Giuliano Mazzoccante ha dato vita ad un piccolo flash mob intonando alcuni brani natalizi. Con questa iniziativa la Fondazione ha voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza per favorire il rilancio delle attività commerciali in grave crisi a causa della pandemia da Covid-19. Avete sentito che c'è stato un prologo all'accensione delle luci, che è stato un forte bussare alle finestre per significare proprio questa voglia di riapertura, di uscita, di rottura di questo momento piuttosto grigio. E poi l'illuminazione del palazzo, che deve essere un segnale di luce e quindi di ripresa. E questo è un po' il segnale che la Fondazione ha voluto dare alla città di Chieti nella sua presenza qui sul territorio, sul posto e, diciamolo, su un corso che ha una bellezza particolare e che merita un decoro di questo genere. Inoltre non si è mai fermata la campagna Una goccia nell'oceano, volta ad aiutare le persone bisognose con la distribuzione di pacchi alimentari, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di realtà laiche e religiose del territorio abruzzese. Un sostegno alle famiglie più bisognose. Stiamo continuando a farlo in questo periodo natalizio perché non vogliamo far mancare la nostra presenza, proprio per quelle persone che sono un pochettino ai margini e che si trovano oggi in grandissima difficoltà. Il palazzo ha avuto già delle iniziative, ne avrà delle altre molto importanti, speriamo di portare qui a Chieti cose internazionali. Abbiamo aperto una scuola di musica per i ragazzi attraverso il supporto del maestro Mazzoccante, è aperta tutti i giorni, stanno facendo un lavoro molto molto importante, ma faremo anche altre cose noi da parte nostra.